Buonasera dagli studi di TV6, buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento dell'Abruzzo del Pallone. Siamo alle battute finali della stagione, ma che finale di stagione in Serie B, in Lega Pro con il Teramo che oggi ha vinto con il Pontedera e che resta con 4 lunghezze di vantaggio sull'Ascoli a 2 giornate dal termine. Ovviamente incentreremo gran parte della trasmissione come doveroso proprio sul Teramo, su questa rincorsa dei biancorossi alla promozione storica in Serie B a 180 minuti dal termine del campionato. Come vedete in sovrimpressione c'è anche il risultato aggiornato del posticipo, di uno dei due posticipi di Serie A che si sta disputando in questi minuti. Siamo quasi all'inizio del secondo tempo a Firenze, all'Artemio Franchi, dove il Cagliari conduce per 1-0 sulla formazione viola. Cagliari condannato a vincere per continuare a sperare nella salvezza. Dicevo, parleremo molto di Teramo, doverosamente, di questa vittoria con il Pontedera, ma soprattutto della gara di sabato prossimo a Savona, e ci sono tra l'altro a questo proposito delle novità che ci interessano direttamente. E poi parleremo anche in apertura ovviamente del derby di Serie B che si è giocato ieri a Lanciano con la vittoria del Pescara per 1-0, un derby condito da veleni e polemiche. Poi parleremo anche dell'Aquila, la sconfitta dei rossoblù quest'oggi in trasferta, ormai l'Aquila fuori da tutti i giochi playoff. Poi parleremo di Serie D, soprattutto del derby Giulianova-Chieti terminato in parità, e daremo uno sguardo ai risultati, anzi lo faremo subito, ai risultati dei vari campionati, ricordando che l'Avezzano è matematicamente promosso e da questa sera nel campionato di Serie D, dunque un gradito ritorno per la formazione marsicana nel torneo nazionale. Andiamo per ordine, vado a salutare gli ospiti di questa sera. In particolare ringrazio il coordinatore generale della Teramo Calcio, Gianluca Scacchioli. Grazie. Grazie Gianluca, buonasera. E poi ritroviamo dopo qualche settimana di assenza nella nostra trasmissione il collega della redazione sportiva di TV6, Andrea Costantini. Ciao, buonasera a tutti. Reduce dalle fatiche oggi di diretta stadio. Forse più lui ha faticato. Eh sì, ma da diversi la giorni. La colonaria sua è più poi Gianluca ci racconterà che giorni sono stati quelli che hanno preceduto la gara di oggi con il Pontedera. Ma no, andiamo che per ordine. Giorni potranno essere i prossimi. E quelli che ci aspettano, che aspettano il Teramo, tra l'altro. Ci sarà, come detto, questa partita di Savona, dunque da domani si inizierà a pensare alla trasferta in Liguria. Vi ricordo anche il numero per interagire con noi, per fare domande a Gianluca Scacchioli, per lasciare anche le vostre opinioni sulle squadre abruzzesi, sui risultati di ieri e di oggi. 392-6237-060, questo è il numero per gli sms. Andiamo con ordine, vediamo i risultati della giornata calcistica. Partiamo dalla Serie A, 32esima giornata nel massimo campionato. Atalanta-Empoli 2-2, Fiorentina-Cagliari 0-1, questo è il risultato parziale. Genoa-Cesena 3-1, Verona-Sassuolo 3-2, Inter-Roma 2-1 giocata ieri, Lazio-Chievo-Verona 1-1, Napoli-Sampdoria si gioca questa sera, Parma batte Palermo 1-0, non finisce di sorprendere la formazione di Donadoni che sta onorando fino al termine questo campionato. Poi risultato più importante di oggi, il derby della Mole con la vittoria del Torino, padrone di casa nella gara odierna con la Juventus per 2-1, e poi la sconfitta del Milan ieri a Udine sempre con lo stesso risultato 2-1. Vediamo anche la classifica, Juventus sempre al comando con 73 punti, Lazio che non approfitta del passo falto dei bianconeri che resta a 59, Roma 58, Napoli 53, Sampdoria e Fiorentina 50, Torino 47, Inter 45, Genoa 44, Milan 43, Palermo 41, Udinese 38, Chievo Verona e Hellas Verona 37, dunque a braccetto le due formazioni scaligere. Poi Sassuolo 36, Empoli 35, Atalanta 31, Cagliari 24, Cesena 23, Parma 22, Cagliari 24 punti, considerando il parziale che vede i sardi in vantaggio per 1-0 a Firenze. E siamo al campionato di Serie B. Ieri si è disputata la 37esima giornata, come vedete non ci sono posticipi perché, ve lo ricordo subito, si tornerà in campo martedì sera per la 38esima giornata, l'ultimo turno infrasettimanale della stagione. Vediamo cosa è accaduto. Dunque Avellino, Virtus Entella 1-1, Bari Bologna 1-1, Brescia Cittadella 0-0, Catania Ternana 2-0, Frosinone batte Carpi 1-0, Carpi che rinvia la festa promozione, Modena Crotone 3-0, Perugia Livorno 1-1, Provercelli Latina 1-1, Spezia batte Trapani
Trapani 3-0, Vicenza Varese 1-0, a Lanciano Pescara Virtus Lanciano 1-0 nel derby giocato ieri in un Guido Biondi stracolmo. Vediamo la classifica: Carpi 74, Vicenza 62, Frosinone 61, Bologna 60, Perugia 55, vedete il Pescara che fa un bel passo in avanti a 54 punti, sesto posto per i ragazzi di Baroni, Spezia 54, Avellino 54, però il Pescara occupa la posizione maggiore rispetto alle altre due formazioni, poi Livorno 53, la prima squadra fuori, poi distaccato il Lanciano a 48, Catania, Bari 47, Modena 45, Ternana 44, Trapani 43, Latina 42 con il Pro Vercelli e la Virtus Entella, poi la zona caldissima della classifica con Crotone a 41, Cittadella 40, Brescia 33, Varese 29, le due lombarde sono praticamente in Lega Pro. E siamo proprio alla Lega Pro, al girone B, come anticipato la vittoria del Teramo sul Pontedera 2-0, ha vinto anche l'Ascoli a Sant'Arcangelo 2-1, vediamo tutti i risultati: Ancona Pisa 1-1, Carrarese Spal 1-2, Forlì Savona 1-1, Grosseto batte Prato 1-0, Pistoiese Gubbio 3-2, Pro Piacenza L'Aquila 1-0, Reggiana San Marino 3-2, Sant'Arcangelo Ascoli 1-2, Teramo batte Pontedera 2-0, Tutto Guoio Lucchese 2-1. In classifica il Teramo conserva, mantiene 4 punti di vantaggio sull'Ascoli, la formazione di Vincenzo Vivarini ancora solitaria in testa alla classifica con 71 punti, Ascoli 67, Reggiana 62, Spal 58, Pisa 56, Ancona e L'Aquila 54, Tutto Cuoio 50, Pontedera 48, Lucchese 47, Grosseto, Pistoiese 42, Carrarese 41, Sant'Arcangelo, Gubbio, Prato e Forlì 40, Savona, prossimo avversario del Teramo, 37, Pro Piacenza 33, San Marino 32, e siamo al campionato di Serie D, al girone F, come dicevamo oggi, piatto forte al Fadini, il derby tra Giulianova e Chieti che si è concluso sul risultato di 1-1, vediamo anche gli altri risultati della 32esima giornata: Fano, Vispesaro 3-2, Miternina, Jesina 2-0, Celano, Campobasso 0-1, Civitanovese, Fermana 3-1, Olimpia, Agnonese, Matelica 1-0, Recanatese, Batte, Castelfidardo 2-1, San Benedettese, Maceratese 1-1, Termoli, San Nicolò 1-0, in classifica la Maceratese è al comando con 74 punti, vede vicino il traguardo della promozione, ma non ancora matematico il salto dei marchigiani in Lega Pro. Dicevo, Maceratese 74, Fano 70, San Benedettese 59, Campobasso 55, Chieti 50, Civitanovese 49, San Nicolò 46, Matelica, Giulianova 43, Jesina 41, Fermana 39, Recanatese 37, Amiternina, Termoli 35, Castelfidardo 30, Agnonese 28, Vispesaro 26, Celano 16. E chiudiamo con il campionato regionale di eccellenza, vi abbiamo anticipato della promozione dell'Avezzano in Serie D, vediamo i risultati: Acquesapone, Cupello 3-1, Capistrello, Montorio 88, 4-1, Martinsicuro, Vasto 2-1, Miglianico, Alba Adriatica 0-2, Paterno, Pineto 2-0, San Salvo, Torrese 3-2, Sulmona, Angolana 2-3, Bastese, Avezzano 1-2. Vediamo la classifica: dunque Avezzano 71, promosso in Serie D, poi Paterno 70, San Salvo 61, Francavilla 60, Angolana 55, Torrese 47, Cupello 46, Pineto 44, Miglianico e Montonio 42, Vastese 40, Capistrello 39 con il Martinsicuro, poi staccata l'Acquesapone con 34, Alba Adriatica 33, Vasto Marina 19, Sulmona 12 punti. Possiamo dunque aprire la nostra trasmissione parlando del derby di ieri fra Virtus Lanciano e Pescara, 1-0 il risultato finale in favore dei biancazzurri. Andiamo subito a vedere il servizio che abbiamo realizzato sulla sfida del Guido Biondi. Così come l'anno scorso, quando bastò un gol di Maniero sul rigore per espugnare il Guido Biondi, anche questa volta è stato il Pescara a brindare nel derby in terra frentana con il Lanciano grazie ad una prodezza di Bikir Bjarnason arrivata nell'ultimo quarto d'ora di gioco. E dire che l'islandese è stato in dubbio fino a pochi minuti prima della gara per le sue precarie condizioni fisiche. La Virtus mastica ancora una volta amaro dopo 90 minuti in cui il pareggio avrebbe meglio rispecchiato però l'andamento di un derby teso e nervoso. L'avvio di gara è dei padroni di casa, la prima emozione arriva al quinto quando Antonio Piccolo conclude trovando la smorzata di Andrea Rossi e poi la parata di Vincenzo Fiorillo, che deve invece superarsi al settimo quando Piccolo, servito da Thiam, conclude due volte trovando la prima parata con i piedi e poi la seconda con le mani dell'estremo biancazzurro che salva porta il risultato.
Il Pescara non sembra in giornata di grazia e pensa soprattutto a contenere. Al 16esimo è ancora la Virtus a rendersi pericolosa con un'azione avviata da capitan Mammarella che serve di cecco, che con una sponda riesce a trattenere il pallone in campo, servendo poi la sfera a Piccolo che conclude però centralmente. La squadra bianca-azzurra si vede prima della fine del tempo, solo con un fendente di Politano al 43esimo, che sfiora il palo alla sinistra della porta di Nicolas. Come nel primo parziale, sono i rossoneri ad inizio di ripresa a spingere sul piede dell'acceleratore. Al sesto è ancora Piccolo a chiamare ad una parata plastica Vincenzo Fiorillo. Da Versa vede Di Cecco un po' annebbiato e al quarto d'ora gioca la carta Vastola. Il centrocampista pugliese per poco non ripaga con moneta sonante il tecnico, ma la sua incornata vede la sfera finire sull'esterno della rete, dando solo l'illusione ottica del gol. La Virtus ci prova anche perché al Pescara sembra star bene il pari. Al ventesimo tocca a Thiam dai 20 metri sparacchiare alto sopra la traversa. Ancora Lanciano al 29esimo con un cross di Carlo Mammarella che vede il tocco di Zuparic prima della parata di Fiorillo. Il Delfino rischia ma nella seconda vera occasione colpisce alla mezz'ora con Bikir Bjarnason che mette il sigillo ad un'azione da manuale con Gianluca Caprari che innesca Rossi che crossa per l'islandese che tutto solo non può sbagliare. Esplode l'entusiasmo dei quasi 1500 tifosi biancazzurri che possono così sfogare la tensione accumulata nell'arco della gara. I rossoneri protestano per un presunto fallo in avvio dell'azione di Rossi su Conti, ma le immagini rilevano il fallo del giocatore frentano. Per la squadra della presidentessa Valentina Maio è una mazzata, visto che prima del finale c'è solo l'occasione fallita al 43esimo da Bacinovic in una sorta di rigore in movimento, prima del finale nervoso con l'espulsione di Antonio Aquilanti per doppia ammonizione e la tensione del 91esimo con i rossoneri a recriminare contro l'arbitraggio di Pairetto. Per il Pescara sono 3 punti di platino che valgono il 6° posto in classifica e la consapevolezza di vedere i playoff più vicini. Per la Virtus Lanciano è la fine probabilmente dei sogni. Questo è il servizio su questo derby del Guido Biondi fra Virtus Lanciano e Pescara. Vittoria dei biancazzurri per 1-0, vittoria sofferta. Risultato di parità avrebbe sicuramente rispecchiato meglio l'andamento della gara. Tra poco ascolteremo anche qualche intervista che abbiamo realizzato ieri al Guido Biondi, ma io chiedo subito a Gianluca Scacchioli, che ha potuto vedere il servizio sulla partita, che cosa pensa di questa vittoria del Pescara. Una vittoria sofferta, come hanno dimostrato anche le immagini, però il Pescara ha fatto un bel passo avanti in classifica nelle ultime giornate, conta soprattutto far punti. Sì, appunto, hai detto tu, determinante pure perché sofferta, nel senso che sembrava che il Lanciano premesse un po' di più, invece mi è sembrato nell'azione del gol forse hanno lasciato libero Bjarnason, quindi il centrocampo non ha accompagnato, quindi il Pescara ha concretizzato, quindi una vittoria non so se meritata ma sicuramente importante, perché a questo punto contano i 3 punti e credo che sia determinante per i playoff. Sono contento per il Pescara perché credo che abbia fatto sempre un percorso abbastanza altalenante, ma comunque tra le prime 6 squadre secondo me può recuperare anche qualche altra piccola posizione, e se prende una condizione migliore, finalmente un assetto tattico più compatto, io credo che possa fare bene anche per i playoff, me lo auguro veramente. Andrea, un derby un po' avvelenato dalle polemiche al 91esimo, tu hai visto il servizio, certo. Hai seguito anche la partita, che cosa possiamo dire? E poi se possiamo tra poco rivedere con l'ausilio di Maurizio Daguì l'episodio che ha visto il gol del Pescara e l'azione precedente viziata secondo i giocatori del Lanciano da un fallo di Conti, e poi se possiamo vedere anche l'episodio del rigore chiesto dal Pescara per un fallo su Melchiorri in area lancianese. Andrea, allora, in attesa di vedere le immagini, che possiamo dire? Possiamo dire che il risultato più giusto sarebbe stato un pari, possiamo dire che la Virtus Lanciano ha fatto di più la partita, possiamo dire che la Virtus Lanciano ha avuto più palle gol, benché nessuna di queste sia stata eclatante, perché la palla gol migliore, o meglio le 2 migliori, sono state quella di Piccolo,
la prima con la parata di piede di Fiorillo e nel secondo tempo il colpo di testa di Vastola. Queste sono state le occasioni, diciamo, più nitide costruite. Il Pescara sicuramente ha costruito di meno, c'è stato il tiro di Politano nel primo tempo e l'azione del gol. Quindi sicuramente il verdetto del campo è un verdetto ingeneroso per la Virtus Lanciano. Detto questo, probabilmente in casa Virtus si è data molta enfasi alla direzione di Pairetto, perché probabilmente quando bisogna spiegare una sconfitta che nel complesso come volume di gioco è immeritata, non si trova di meglio che magari appigliarsi all'arbitro, che magari non ha avuto la sua giornata migliore. Però probabilmente, come abbiamo detto ieri anche nel corso di diretta stadio, ha avuto un impatto sul risultato della partita che è minore rispetto a quello che si voglia far sembrare. Allora, prima abbiamo visto... E chiudo questo discorso, sì, dicendo che la Virtus Lanciano ha avuto più ammoniti rispetto al Pescara, ma perché molte ammonizioni della Virtus sono arrivate per proteste. Lo stesso Ceri è stato allontanato per proteste, espulso per proteste, quindi probabilmente la partita è stata un po' troppo caricata. Tanto scusami Andrea, c'è il raddoppio del Cagliari a Firenze, insomma, questo è un risultato quasi clamoroso dalla Virtus Lanciano, e questo poi si è tradotto in un, probabilmente, questa è una chiave di lettura che io porto all'attenzione, si è un po' tradotta nell'eccessivo nervosismo e quindi di conseguenza con le proteste. È chiaro che la partita era sentita su ambo i fronti, però dai proclami prepartita a Lanciano era una partita particolarmente attesa. Poi è chiaro, ripeto, a Lanciano ritengono che la direzione arbitrale sia stata una direzione che ha danneggiato la Virtus, a Pescara questo non ritengono che invece la direzione abbia avvantaggiato il Pescara. Il verdetto è un verdetto spietato per la Virtus Lanciano, però sono gare che vengono risolte dagli episodi, e questo episodio ha riso al Pescara, e c'è anche il precedente dell'anno scorso che brucia, perché anche l'anno scorso la direzione, sì, arbitrale fu Cervellera di Taranto contestata. Poi è vero, si dice che Pairetto negli ultimi tempi era un arbitro con cui la Virtus ha perso gli ultimi tre episodi, il quarto è quello di ieri, però era anche vero che nella parte iniziale della carriera tra i pro di Pairetto la Virtus aveva collezionato almeno tre vittorie con il fischietto di Nichelino. Quindi poi, sai, se vuoi trovare per forza l'alibi lo puoi trovare in Pairetto, però obiettivamente io... Allora Andrea, andiamo a vedere, e poi ovviamente chiedo un giudizio anche a Gianluca Scacchioli, sulle due azioni incriminate, quella che ha preceduto in pratica l'azione da cui è partito poi da cui è scaturito poi il gol del Pescara, ecco l'entrata di Conti su Rossi, e qui Lanciano ha chiesto una punizione per un presunto fallo di Rossi su Conti, ma dalle immagini credo si veda il contrario, è Conti che commette fallo su Rossi, poi Conti termina a terra, Rossi no, però credo che l'azione fallosa sia quella di Conti. Scacchioli? Sì, sì, secondo me è fallo di Conti, proprio abbastanza pure netto, molto netto, pure perché Rossi era sulla palla e ha continuato a fare quello che doveva fare, invece Conti mi sembra che si sia pure un po' girato lasciando far scorrere la palla, quindi proprio voleva bloccare il giocatore, ha fatto proprio fallo volontario, quindi io la vedo così. Andrea? Sì, noi ne abbiamo parlato anche ieri, però io penso che ieri anche nelle parole di D'Aversa su questo episodio non ci si sia poi focalizzati più di tanto, perché lui non ho capito bene, ha parlato di mancata coerenza da parte dell'arbitro nella decisione inerente appunto a questo contatto. Io sinceramente non ho capito qual è la mancata coerenza, però le proteste dopo il gol del Pescara, sì, ci sono, sì, state. Sì, ci sono state, perché chiaramente a un quarto d'ora dalla fine prendi gol, è chiaro che la partita è compromessa, quindi ci risiamo col fatto degli alibi. È andata così e sono partite che dove le polemiche sono inevitabili, c'è poco da fare, basta poco perché si debba scaricare la responsabilità di una sconfitta a una forza che sia esterna rispetto a quello che fanno le due squadre sul campo. Questo ripeto probabilmente perché la partita è stata molto caricata. Allora io chiedo invece a Maurizio Da Qui se possiamo andare a vedere l'altro episodio incriminato, quello del presunto rigore non dato al Pescara per un fallo commesso in area di rigore del Lanciano su Melchiorri. Pescara ha chiesto il rigore, ecco qui vediamo l'intervento, se non vado errato, di Trest, forse Andrea, sì, su Melchiorri, vediamo se possiamo rivederlo a rallenti, credo che insomma...
non è chiarissimo l'episodio, però Trest prende le gambe di Melchiorri a pallone lontano. Secondo me c'è l'aggancio, secondo me anche Melchiorri enfatizza il contatto, che forse c'è, ma non è neanche così violento da suscitare questo zompo di Melchiorri. Un rigore che si può dare e si può non dare. Certamente, ecco, in un altro ora il Pescara ha vinto e di questo episodio non se ne parla tanto, ma se il Pescara non avesse vinto magari qualcuno avrebbe detto però lì c'era un rigore. Sono di quegli episodi che tu puoi tenere sempre in tasca e puoi ricacciare per dire che l'arbitro ha sbagliato anche contro di noi. Gianluca Scacchioli? Beh sì, sono d'accordo con quello che diceva Andrea, nel senso magari un piccolo contatto c'è stato, però mi è sembrato più evidente il fatto che Melchiorri abbia evidenziato il contatto. Secondo me se avesse voluto abbiamo un po' accentuato la caduta, ha accentuato, quindi poteva anche non dare rigore. Cioè sono degli episodi molto al limite, sì, che vengono amplificati per cercare di portare la teoria che l'arbitro ha danneggiato o questa squadra o quell'altra squadra. Però poi mai rivedremo anche l'episodio del colpo di testa di Zampano, che la palla poi gli scivola sul braccio. Sono tutti episodi, situazioni un po' al limite su cui insomma io non farei poggiare. Ma in questo episodio secondo te c'è questo colpo di testa di Zampano? Non è rigore, secondo me, Gianluca. Neanche per me. Neanche, né quello di Melchiorri né questo qui, assolutamente. Normalmente queste dinamiche però non portano a rigore. Però salta in maniera scordinata Zampano. No, ma la prende di testa. E la dinamica poi ti porta a allargare il braccio e la palla schizza sul braccio. Ma quando la palla prende un'altra parte del corpo, una parte regolare, certo, finisce sul braccio, io non ho mai visto testa a braccio per la palla. Tra l'altro il braccio ha rallentato pure la palla, rendendola giocabile per il giocatore Lanciano, quindi non è che ha favorito il Pescara, voglio dire. Quindi sono, ripeto, tutte situazioni di mezzo che permettono a qualsiasi dirigente o giocatore eccetera di potersi lamentare, perché non sono situazioni clamorosamente chiare, nitide, sì, sì, sono situazioni sempre opinabili ognuna di queste, e quindi va da sé, ognuno cerca di portare l'acqua al suo mulino a seconda. Esatto, siccome la Virtus ha perso, il Pescara ha vinto, ora si ragiona in questi termini. Se avesse vinto la Virtus magari il Pescara avrebbe detto ma come, c'era un rigore grosso come una casa su Melchiorri. Allora, abbiamo detto delle polemiche del 91esimo, quella di ieri è stata soprattutto la partita di Marco Baroni, che era il grande ex lo scorso anno a Lanciano. Ieri sulla panchina bianca-azzurra il tecnico del Pescara si è preso una bella rivincita dopo i fischi dei tifosi lancianesi durante tutta la gara. Andiamo dunque ad ascoltare uno stralcio delle dichiarazioni di Marco Baroni, tecnico bianca-azzurra, di Roberto D'Aversa, l'allenatore del Lanciano. La partita di oggi, il Lanciano ha fatto il 55% di possesso palla contro 45, 14 tiri contro 5, 6 tiri in porta contro 1, e abbiamo sviluppato i dati di due siti. Chiaramente il risultato non ha rispecchiato l'andamento della partita, io penso che sarebbe stato stretto anche il risultato di pareggio. Però ripeto, io non ho mai cercato alibi durante tutto il campionato e non ho mai parlato di errori arbitrali, perché non fa parte del mio carattere, però penso che oggi diciamo che la terna arbitrale non è stata tanto in forma. Quello che dà fastidio è l'uniformità di giudizio, ci mancherebbe altro, e penso che oggi è sotto gli occhi di tutti che sull'azione del gol non ci sia stata uniformità di giudizio, come nei cartellini, come in tutte le situazioni, dove anche paghiamo dopo, oltre al danno della sconfitta, anche la beffa di tutti gli squalificati. Quindi mi sarebbe piaciuto che lo Tito avesse nominato anche la Virtus Lanciano. Abbiamo concesso una ripartenza, ripeto, dopo un doppio fallo, quindi penso che abbiamo concesso poco alla squadra avversaria. Sì, è vero che è venuta qui a chiudersi, ma purtroppo io devo pensare al nostro modo di far calcio, che ci ha permesso, ripeto, a 6 giornate dalla fine del campionato di giocarci una partita importante con una squadra ben attrezzata, sicuramente attrezzata non per obiettivi minori come i nostri, e quindi penso che questo tipo di lavoro ci ha portato, appunto, ripeto, a giocarci a 6 partite dalla fine la possibilità di agguantarli, di raggiungere l'ultima posizione nei playoff. Chiaramente purtroppo il risultato oggi è stato bugiardo, ma non posso rimproverare assolutamente niente ai miei ragazzi, perché sarebbe umorale. Quindi si parla sempre di intelligenza psicologica oppure di coerenza. Devo dire che se devo essere coerente oggi, ragazzi, non gli posso rimproverare assolutamente nulla. Una vittoria dove c'erano in palio dei punti importanti, l'avevo detto, la partita è stata caricata tanto, queste sono gare dove alla fine conta portare via il risultato, perché per noi
insomma, ci permette ora di affrontare queste altre due gare in pochi giorni con uno spirito comunque importante e positivo. Non si è fatto niente perché siamo tutti lì e quindi i giochi sono tutti aperti, quindi c'è da recuperare velocemente le energie per affrontare questa partita martedì. No, siamo stati un po' sporchi nella giocata, c'era frenesia, c'era pressione, noi dobbiamo anche un pochino scrollarci di dosso questo perché poi quando la squadra riesce a trovare quello che ha sempre fatto e che sa fare, mettiamo in difficoltà l'avversario. È chiaro che sapevamo che loro sono una squadra fisica, una squadra che potevano portare della veemenza in campo, gli abbiamo concesso credo poco e abbiamo creato i presupposti anche per far gol. Sono stato qua, sono stato bene, ho dato tutto me stesso. Purtroppo a volte non si raccoglie quello che si semina e quindi posso solo, sono un pochino dispiaciuto, ma so che nella nostra professione questo fa parte del gioco, quindi io sono stato a testa alta in campo perché non avevo niente da, non ho niente contro i miei ex calciatori. Né da rimproverarsi? No, assolutamente, perché io preferisco, no? Poi giudizio, l'anno scorso ho fatto un campionato con 6 esordienti, 60 punti e portando anche dei soldi nelle casse della società perché giocavano i giovani. Queste le impressioni dei due tecnici al 91esimo, possiamo esaurire qui, abbiamo visto anche gli episodi che hanno suscitato polemiche nell'arco dei 90 minuti, abbiamo ascoltato i due tecnici, abbiamo visto il servizio, possiamo chiudere il capitolo relativo alla Serie B andando a vedere il prossimo turno perché si tornerà in campo fra 48 ore, vediamo dunque le gare della 38esima giornata, si giocherà martedì sera tutte le gare alle 20:30, Bologna-Catania, Brescia-Vicenza, Carpi-Bari, Cittadella-Spezia, Crotone, Avellino, Latina, Perugia, Livorno, Modena, Pescara, Provercelli, Ternana, Frosinone, Trapani, Virtus Lanciano, Virtus Entella, Varese. Dando uno sguardo a queste partite si vede che la prossima potrebbe essere anche una giornata pro Pescara, perché sulla carta l'impegno che attende i biancazzurri all'Adriatico non è impossibile. Poi invece però ci tu sono, sai bene che queste partite sono quelle che diventare. Pescara quest'anno ha steccato. Però guardiamo per esempio le squadre che interessano il Pescara. Lo Spezia giocherà a Cittadella in casa di una squadra disperata che deve assolutamente vincere. L'Avellino a Crotone, idem, in casa di un Crotone che non può permettersi passi falsi. Per non parlare del Perugia che a Latina sicuramente avrà vita dura. E poi il Livorno che affronta il Modena che non è ancora salvo. Per il Lanciano c'è questa trasferta non facile a Trapani, una squadra che non ha grandissime cose da chiedere al campionato, ma l'11 di Serse Cosmi è sicuramente un osso duro. Tra l'altro la Virtus Lanciano a Trapani giocherà in formazione rimaneggiata, Andrea, perché saranno squalificati Cerri, Aquilanti e Mammarella, dunque dovrà sicuramente rivedere la formazione il tecnico frentano Roberto D'Aversa. Allora noi ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, poi apriremo ovviamente il capitolo sul Teramo, leggeremo i messaggi e andremo a vedere anche il servizio realizzato da Alfredo Giovannozzi su questo 2-0 dei biancorossi questo pomeriggio al Pontedera. Come with me. Come with me. Seconda parte dell'Abruzzo del pallone. Allora, prima di aprire il capitolo relativo al Teramo, visto che si giocherà martedì in Serie B, sono state rese note oggi, anzi questa sera, le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda proprio il campionato cadetto. Ci sono delle notizie che riguardano le nostre due formazioni, Pescara e Lanciano, e anche le dirette avversarie. Allora, nel Pescara è stato squalificato per una giornata Selasi, che dunque salterà la gara di martedì all'Adriatico con la Provercelli, squadra piemontese che dovrà fare a meno di due difensori, due assenze pesanti nella Provercelli, si tratta di Colì e Scaglia. Mano pesante invece del giudice sportivo sul Lanciano, ne parlavamo prima, lo diceva Andrea Costantini, dei tanti cartellini sventolati da Pairetto all'indirizzo dei giocatori rossoneri, e sono stati squalificati Conte, Mammarella ed Aquilanti per una giornata, Cerri per due giornate. Dunque Lanciano falcidiato dal giudice sportivo, Lanciano che giocherà a Trapani, Trapani che ha avuto due squalificati, si tratta di Lobue e Zampa.
Chiuso il capitolo Serie B, parliamo del Teramo, andiamo subito a vedere il servizio di Alfredo Giovannozzi sulla vittoria con il più classico dei punteggi dei biancorossi di Vincenzo Vivarini, oggi in tribuna per squalifica, in panchina c'era Zambardi, 2-0 sul Pontedera dinanzi ad un pubblico davvero molto caldo e numeroso. Nessuna festa promozioni al Bonolis gremito come non mai, lo champagne resta in frigo e l'appuntamento con la storia è rimandato di 6 giorni. Il Teramo fa il suo battendo un coriaceo Pontedera, ma la vittoria dell'Ascoli a Sant'Arcangelo di Romagna tiene in vita il campionato e le speranze bianconere. Il Teramo doveva vincere in casa e lo ha fatto, mettendo a tacere chi, dopo la battuta di arresto di Prato, aveva visto qualche fantasma alle spalle della squadra di Vivarini. Il tecnico biancorosso, che non è in panchina perché fermato dal giudice sportivo, dà fiducia alla stessa squadra delle ultime uscite, con Di Matteo titolare. La partenza del Teramo, pur titubante, frutta dopo 5 minuti la prima palla gol che capita sul piede giusto, quello di Alfredo Donnarumma, che in area controlla, si libera, ma perde la freddezza nel momento decisivo, toccando la palla di fino e mandandola al lato. Il Pontedera fa capire che non è venuto al Bonolis in gita premio e poco dopo Settembrini fa correre un brivido sulla schiena dei 6.800 che hanno gremito lo stadio teramano, polverizzando il record di presenze storico. Poco dopo Tonti deve intervenire ancora una volta per anticipare avversari e compagni su un cross raso terra di Lombardo. Altra palla gol biancorossa al 13°, sempre Donnarumma, pescato da Di Paolo Antonio in area toscana, che cerca il palo lungo ma trova solo il fondo del campo. Per lui non è giornata, visto che Donnarumma non trova la via della rete, comincia a provarci la Padula, che su punizione al 33° chiama Nakoura alla deviazione, quasi miracolosa, in angolo. È comunque la prova generale del gol, che arriva al 40°, quando lo stesso la Padula approfitta di un contrasto a vuoto tra Redolfi e Donnarumma e si ritrova da solo davanti ad Nakoura, che viene beffato con un preciso pallonetto che si insacca. E la fine di un incubo per il Bonolis, che non aspettava altro che il gol del Teramo per scacciare i fantasmi che cominciavano a materializzarsi dopo il vantaggio dell'Ascoli in Romagna. Il Pontedera bozza una reazione che trova con Decenco, che di testa cerca la via della rete senza trovarla. Ci si attende che il Teramo chiuda la partita per evitare sofferenze inutili. Dopo 4 minuti della ripresa, la Padula va al tiro da dentro l'area, mancando però la mira. La risposta toscana arriva via stretto giro di posta per mezzo di Cesaretti, che trova però Tonti pronto alla deviazione in angolo. Ma al 23° le coronarie dei tifosi del Teramo sono messe a dura prova da un'uscita a vuoto di Tonti su punizione di Lombardo. La palla termina sui piedi di Videtta, che calcia a botta sicura, ma sulla linea c'è Speranza, che ricaccia la palla dalla porta. Il Teramo capisce che non può più scherzare e accelera i tempi. Al 27° Donnarumma cerca ancora la via della rete dalla distanza, trova la respinta di Nakoura. La Padula si getta a caccia del tapin vincente, ma non trova la porta. Alla mezz'ora però il raddoppio si materializza, Donnarumma pesca la Padula in area, controllo esemplare, veronica magistrale e diagonale da incorniciare per il 2-0 che vale tanto oro quanto pesa. Il comunale prova a fare festa, Scipioni a fare gol di testa al 36°, ma le operazioni non riescono entrambe. Il sogno continua e non è più tanto tale. I punti di vantaggio sull'Ascoli restano 4 e le partite da giocare 2. A Savona, sabato prossimo, basta una vittoria e in subordine un pareggio con lo stesso risultato dell'Ascoli. Occorre soffrire fino alla fine, ma così la vittoria finale è ancora più bella. Gianluca, allora, contava soprattutto vincere, la vittoria è arrivata, un po' di sofferenza, ma d'altronde nessuna squadra è disposta a regalare nulla, però l'importante era mantenere questi punti, quantomeno mantenere questi 4 punti sull'Ascoli. Vi aspettavate la vittoria dei bianconeri a Sant'Arcangelo? Sì, diciamo, purtroppo eravamo un po' convinti, però in settimana abbiamo deciso, insomma, di concentrarsi su di noi, pure perché a Prato, a mio modo di vedere, avevamo subito un po' le notizie che arrivavano dall'Ascoli, che in casa all'ultimo momento è riuscito a vincere sulla Carrarese. Quindi abbiamo deciso di concentrarsi su questo. L'inizio della partita è stato, nonostante le occasioni avute, un po' titubante. Abbiamo una squadra che in questo momento è concentrata sul campo, ma purtroppo credo che avverta tantissimo l'entusiasmo che c'è a Teramo, e questo si ripercuote un po' sul campo. Non c'è quella tranquillità che magari c'è stata fino a qualche settimana fa,
e quindi in settimana credo che si debba lavorare su questo, è un aspetto che ha bisogno di qualche settimana, quindi speriamo di averla superata e di, che ci congeda a Prato, cioè a Prato, a Savona, che ci sia la tranquillità per poter affrontare e mettere in campo tutte le qualità che abbiamo, quindi con una certa tranquillità, e sono convinto che possiamo cercare di raggiungere l'obiettivo sin da sabato. Andrea, sabato prossimo Savona-Teramo e Ascoli-Ancona, però il Teramo ha un problema, prima ne parlavamo a microfoni spenti, tanti giocatori diffidati, vogliamo ricordare chi sono questi giocatori? Sì, che oggi si è aggiunto anche Perrotta, sì, che ha preso un giallo, sì, e quindi entra in diffida. Tutta la difesa, quindi Speranza, Caidi e Perrotta, più il primo cambio della difesa che è Diachité, più il portiere che è Tonti. Poi c'è anche Gianluca Lapadula che è nell'elenco dei diffidati, ho ricordato di Tonti, c'è anche Bucchi che è il primo cambio di Lapadula. Quindi diffidati sono tanti, peraltro interessano un intero pacchetto, e questo mi fa pensare che questo pacchetto arretrato nella partita col Savona, che vale una stagione, qualche condizionamento ci potrebbe stare, perché tu sai che ti giochi tutto, ma se non riesci a vincere hai la partita dopo con l'Ascoli, e se becchi un giallo tu quella partita non la giochi, quindi è molto condizionante. Aggiungo che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare, soprattutto quando le partite pesano, l'aria si fa più rarefatta, tu più in alto vai più l'atmosfera è rarefatta, cala la concentrazione di ossigeno e i migliori, i fuoriclasse della categoria che hai prendono il proscenio, e oggi è stato così, perché non a caso le tre giocate più importanti le hanno fatte due Lapadula e una Speranza, che sono i due giocatori probabilmente in questo momento, i due pilastri cui proprio Vivarini non vorrebbe mai rinunciare, proprio mai, tanto più se parliamo dell'ultima partita qualora dovesse essere decisiva con l'Ascoli. Sono i due giocatori che in questo momento sono i due pilastri, giocatori che se vengono a mancare probabilmente ne risente l'equilibrio di squadra, perché trasmettono grande sicurezza e sono in questo momento gli uomini in più del Teramo. Quindi è una partita che dovrà essere preparata, lo dicevamo anche la scorsa settimana, penso che Gianluca sia d'accordo, molto sulla testa più che sulla tattica e la tecnica, perché giocare ora col Savona è difficile che se tu ci avessi giocato a febbraio. Gianluca, siete preoccupati per queste diffide, questi giocatori diffidati? Guarda, sono circa 10-11 gare che non subiamo squalifiche eccessive, quindi la gestione dei diffidati è stata sempre esemplare. Poi il calcio dice che comunque gli episodi di campo non sempre li puoi prevedere, e quindi forse a volte neanche troppo giusto, nel senso che se devi rincorrere un avversario devi fare fallo, lo fai. Quindi, ma non sono così preoccupato, ma nonostante sono molto d'accordo con Andrea che ci sono alcuni giocatori, come per tutte le squadre, sono dei cardini, quindi in questo caso la Padula, Speranza sono sicuramente dei giocatori fondamentali, ma non sono molto preoccupato, perché ci sono giocatori che veramente hanno avuto poco spazio perché hanno giocato sempre gli stessi, ma che comunque stanno in banchina e sono all'altezza degli altri. Quindi chiaramente abbiamo dei difensori che possono eventualmente fare al caso nostro, e non dobbiamo farci condizionare da queste diffide, perché sono cose che devi prevedere. Quindi c'è una rosa non ampia, ma comunque delle alternative valide le abbiamo, e troppa preoccupazione non la deve creare. Fatto sta che comunque, soprattutto la Padula per la fase offensiva, credo che debba gestirsi e non debba commettere errori stupidi, quindi azioni, ammonizioni, dette da proteste, date da situazioni diverse da quelle del campo. Simulazioni, sì, sì, ma tra l'altro una parentesi sulla Padula, credo che la partita in casa, con San Marino, veramente è entrato in diffida per aver subito un calcio di rigore, che poi le immagini hanno confermato, quindi questa cosa qui dà ancora più fastidio. Però è un ragazzo che si è gestito sotto tutti i punti di vista, e credo e spero che a Savona sabato riesca a farlo altrettanto. Sì, l'unico problema è che fino ad ora tu sapevi che se prendevi un giallo non giocavi la partita dopo. Questa volta tu sai che la partita dopo è l'Ascoli, quindi se non chiudi Savona, quella è una partita che vale un'intera però stagione. Però se a Savona vinci e chiudi, lo poi so, però l'Ascoli. Guarda, io non vorrei sembrare una sorta di, tra virgolette, gufo, però perdonatemi la mia insistenza, però dico che saranno 90 minuti particolari, ecco perché vanno preparati molto bene mentalmente. Sì, sì. Saranno 90 minuti particolari, perché tu sai che se vinci sali, se non vinci ti giochi tutto nell'ultima partita, e c'è questa incombenza, questa spada che riguarda di Damocle. Anche qui fatemi un accenno, fatemelo fare, nel senso che
vera questa cosa qua, quindi, però nell'ultima partita, benché io sono convinto che spero che i punti sull'Ascoli non siano 4 ma addirittura 7, quindi è una cosa che proprio a cui tengo molto. L'ultima partita in casa, dopo questa vittoria di oggi, non è che siamo proprio obbligatissimi a vincere, basta non perdere. Quindi io credo che anche l'aspetto mentale in questo caso sia più... debba essere abbastanza... Aspetto mentale e anche ambientale, perché giocherete anche ambientale. Credo che l'Ascoli sia svantaggiato, perché è anche una questione di matematica, diciamo così. Ci sono 3 partite che ci interessano e sono la nostra che giocheremo con il Savona, quella dell'Ascoli con l'Ancona e l'ultima, diciamo, Termoascoli. Dovremmo perderle tutte e 3, significa che perderle significa che l'Ascoli vince con l'Ancona, noi perdiamo in casa perdiamo a Savona e poi perdiamo pure in casa partita. Quindi dovremmo perdere, è una questione di matematica. Fantascienza. È una questione di matematica, quindi io credo che a volte è giusto pensare a tutto e bisogna essere sempre abbastanza prudenti. Sono d'accordo con Andrea che si deve fare un grande lavoro da domani, perché inizia gli allenamenti, e in questo Vivarini credo che possa a noi sicuramente insegnare tanto, e quindi si deve pensare solo a come stare con la testa in campo, perché tatticamente abbiamo un assetto che è abbastanza pronto, che è quasi sempre lo stesso. Tecnicamente non c'è nulla da scoprire, la condizione fisica penso che sia ottimale. E l'aspetto mentale è quello fondamentale che molte volte chiude tutto, quindi sono d'accordo con Andrea, si deve fare un grande lavoro in settimana, giovedì partiamo, avremo qualche giorno in più per stare a Savona e concentrarsi proprio su quello, e spero che poi tutto vada come deve andare. Come sono stati gestiti questi giorni antecedenti al match, sapendo che si andava verso il record di presenze? Oggi avete giocato in un Bonolis ma è così pieno, è chiaro che questo è un indice di grande spinta, perché il pubblico ti dà spinta, ma ti guardi intorno e vedi un qualcosa che per 6-7 mesi non hai mai visto. Quindi ripeto il discorso precedente: quando vai così in alto poi si rischia di soffrire di vertigini. Ma io forse è un concetto che non ho spiegato bene prima. Questo percorso è un percorso che stiamo facendo veramente tutti quanti insieme, quindi società, giocatori e soprattutto tifosi, quindi anche per i giocatori abituarsi, come dicevi tu, a questo pubblico che oggi è così numeroso, cosa che non era prima, quindi diciamo una parte di pubblico è stata sempre abbastanza colorosa, ma adesso sembra veramente che una città intera si è mossa, si è svegliata, per fortuna questo fa molto piacere, quindi anche i giocatori si stanno abituando a questa nuova situazione e credo che sia una spinta fondamentale. Quindi ecco perché mi ricollego a quello detto poco fa, l'ultima partita in casa, deve essere veramente bravo l'Ascoli, che le altre situazioni vadano sempre a favore loro, a venire a vincere a Teramo. Quindi io su questo devo avere per forza fiducia ambientale, fiducia come aspetto proprio emotivo, fiducia tecnica, fiducia tattica, quindi deve venire a fare l'impresa, premesso che non riusciamo a chiudere prima il discorso. Un'altra, non so se precorro i tempi, è possibile avere una stima sul numero di biglietti che il Teramo avrà per Savona? Perché è uno stadio, il Bagigalupo, vecchio, la cui capienza è stata ridotta di tanto, se non sbaglio al massimo possono contenere 4.000 spettatori, questa è la capienza massima che è stata assegnata al Bagigalupo. Sapete, potete immaginare, anche se la trasferta è molto lunga, non so in quanti poi potranno affrontarla, però è una trasferta che può fare la storia del calcio della mano. Io credo che infatti è importante vedere che tipo di disponibilità, poi ci sarà una riunione del GOS lì a Savona e quindi ci comunicheranno, così come è stato per Prato ne sono stati circa 800, quindi io spero che si riesca ad arrivare sui 1.000, intorno ai 1.000 credo che dia una disponibilità, perché sono abbastanza, nonostante lo stato vecchio, ma sono abbastanza organizzati, cioè, per i tifosi ossi, però dobbiamo aspettare anche noi le decisioni, comunicazioni degli organi di pubblica sicurezza, perché sicuramente i tifosi teramani già si stanno organizzando, quindi la presenza sarà senz'altro massiccia, ma vediamo i numeri che daranno, vediamo la disponibilità insomma. Allora andiamo a vedere qualche messaggio prima di ascoltare, poi di andare a vedere insieme le interviste del 91esimo di Alfredo Giovannozzi, qualche messaggio perché ne sono arrivati tanti, iniziamo a leggerne almeno una parte per poi poterci concentrare proprio sul 91esimo di Teramo Pontedera. Dunque chiedo a Maurizio Dagui in regia di mandare in sovrimpressione i primi messaggi. Il 10 maggio non succede, ma se succede il 9 maggio. Dunque, il 9 maggio, dice giustamente Gianluca Scacchiola. Andiamo ormai ancora avanti. Per scaramanzia, lui lascia, l'amico da casa lascia sempre il 10. Sempre il 10, è scaramantico. Ma si sa qualcosa dei suicidi sulla costa per Pascoli Teramo? Precedenza agli abbonati, scrive Javier. Riferimento ai tifosi del Giulianova, suppongo.
Vabbè, è una battuta. È una battuta, vabbè, che... sono anche SMS, messaggi simpatici. Proseguiamo con un altro. Si va in ritiro per preparare la partita della vita? Chiede questo tifoso Gianluca. Credo che anticiperemo, di solito noi partiamo il giorno prima, in questo caso lo faremo due giorni prima, non solo per concentrarci meglio, ma soprattutto per distribuire il viaggio lungo, perché sono circa 7-8 ore di pullman. Sì, una trasferta. Quindi sì, è abbastanza pesante, quindi lo faremo il giorno prima, quasi allora, sicuramente giovedì. Allora Gianluca, io se non sono sbagliati i dati che ho in mio possesso, dovrebbe essere stato ammonito Marconi del Savona, e Marconi era probabilmente tra i diffidati, quindi Marconi sarà uno squalificato per il Savona. Marconi che è uno dei difensori più importanti che ha la più squadra forte della formazione ligure. Sì, allora vediamo qualche altro messaggio. Tante polemiche, ma Pairetto non ha sbagliato niente, scrive questo tifoso, sicuramente un tifoso del Pescara. Abbiamo rivisto gli episodi incriminati della partita di ieri. Avanti con il prossimo messaggio. Volevo chiedere a Scacchioli se l'ultima in casa è la partita bianco-rossa oppure non si fa quest'anno. Questa è la domanda di un abbonato. Sì, ma guarda, ancora non abbiamo preso decisioni in merito anche a livello Scaramante, quindi facciamo la partita di Savona e poi comunicheremo e poi si subito. Sì. Vediamo il prossimo messaggio. Il biondo sbanca il biondi, questa simpatica battuta di un altro tifoso del Pescara. Il biondo è Bikir Bjarnason, che ieri con il suo gol ha regalato la vittoria al Pescara, ottava rete stagionale per il centrocampista islandese. Bene i tre punti, ma per vincere i playoff ci vuole di più. Beh, ieri Pescara ha giocato una gara, diciamo, concreta, lo abbiamo detto anche con Andrea Costantini, lo ha detto anche Gianluca Scacchioli, probabilmente il pareggio, anzi sicuramente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, ma nel calcio ha ragione, vince chi segna. Andiamo avanti con un nuovo SMS. Baroni signore, accoglienza immeritata. Anche di questo abbiamo parlato sia questa sera che ieri, dell'accoglienza, ma era da aspettarselo, non proprio con baci e abbracci dei tifosi del Lanciano a Baroni. Da, tra virgolette, Andrea, anche un po' comprensibile per quello che è successo l'anno scorso, voglio sì, dire, no, il calcio, i tifosi, parlato e riparlato, quindi è anche inutile, per fortuna ormai è, appartiene è al passato, è andata agli archivi la gara di Lanciano. Vediamo il prossimo messaggio. Caro Andrea, ieri ho sentito il tuo ospite in studio, è incredibile come è cambiato però il messaggio, perché stavo leggendo quello precedente. Vediamo se possiamo recuperare il messaggio che stavo leggendo. Vabbè, intanto leggiamone degli altri, leggiamo altri messaggi, poi vediamo se possiamo recuperare quel messaggio che era riferito anche alla trasmissione ieri diretta stadio di Andrea. Questa vittoria non ha dimostrato che il Pescara sta crescendo anche sul piano mentale? Buonasera Tony. Beh, il Pescara che sta crescendo, questo è fuori di dubbio, probabilmente. No, secondo me se il Pescara batterà la Provercelli sarà un segnale, perché partita con Lanciano è comunque sentita. Se poi ricordiamo Pescara a Brescia, magari la risposta potrebbe essere... È una partita difficile, quindi, quella con la Provercelli. Bisogna sempre di conferma. La Provercelli ha bisogno di punti per evitare i play-out. Andiamo ancora avanti. Il sale di Barone funziona. Eh sì, c'è questo gesto scaramantico di Baroni che prima delle partite getta il sale. A Frosinone veramente non aveva portato bene, però con il Modena e ieri sicuramente sì. Proseguiamo ancora, ci sono tantissimi messaggi, speriamo di riuscire a leggerli tutti o comunque buona parte. D'Aversa ha parlato di malafede, Mamarella manata Zampano, i pescaresi i più cascettari, forza Pescara. Beh, non mi sembra che D'Aversa abbia parlato di malafede, ha parlato di poca coerenza, che è cosa diversa, Andrea. Sì. Andiamo avanti con un altro messaggio. Abbiamo un tecnico che punta tutto sul sale. Eh sì, è scaramantico il tecnico Barone. A proposito di scaramanzia, riveliamo anche quest'altro aneddoto. Il Pescara ieri per la gara di Lanciano è andato in ritiro nello stesso albergo dove era andato in ritiro l'anno scorso, perché il Pescara lo scorso anno aveva vinto a Lanciano. Per scaramanzia quest'anno il ritiro è stato svolto nello stesso albergo ed è arrivata un'altra vittoria. State facendo vedere quello che vi fa comodo. Sul gol del Pescara c'è stato anche un fallo di mano di Memusciai
a centrocampo, da cui è ripartita l'azione. L'arbitro ha ammonito solo il giocatore del Lanciano dai primi minuti, mentre il Pescara ha fatto tantissimi falli e molte proteste. Si può sbagliare, ma come mai solo contro il Lanciano? Due pesi e due misure. Tra l'andata e il ritorno ha giocato solo il Lanciano, e se Pescara con questa squadra si accontenta di vincere così, non arriva da nessuna parte, vergogna. Beh, noi abbiamo, tra l'altro dobbiamo spiegare, ma i nostri telespettatori lo sanno, che le immagini che mandiamo sono le immagini che ci vengono riversate dalla Lega, quindi non ci sono tutte le immagini di tutte le azioni, tra l'altro è così anche per le altre partite, quindi non so se abbiamo, Andrea, se tu ricordi di questo tocco con la mano. Io sinceramente non lo ricordo, ma se lo dovessimo recuperare sicuramente faremo vedere anche questo episodio, perché noi facciamo vedere tutti gli episodi e quindi non abbiamo nulla da nascondere. Caro Andrea, ieri ho sentito il tuo ospite, e questo è il messaggio che abbiamo recuperato, che prima stavo leggendo, in studio: è incredibile come prima di parlare non si conoscono nemmeno le regole. Come si fa a dire che rigore a favore del Lanciano non c'era? Perché se la palla va verso il braccio non è rigore. Roba da matti, se il braccio aumenta il volume non può essere considerato involontario. Beh, noi dell'episodio di Zamparo abbiamo parlato. Io ricordo quello che ha detto Paolo De Carolis, però al di là di quello che abbia detto lui, io ripeto in maniera molto sintetica: quando la palla tocca il braccio dopo che ha toccato un'altra parte regolare del corpo, la testa in questo caso, la testa, non si dà il rigore. Poi chiaro che noi rispettiamo, ci mancherebbe, ogni parere dei nostri telespettatori, che ringraziamo tra l'altro per intervenire con gli sms. Sì. E ripeto ancora una volta, la direzione di ieri di Pairetto, con tutti questi episodi borderline, lascia tranquillamente rimuginare, protestare chi ha perso e chi invece ha vinto prende la vittoria, punto e basta. E sarebbe stato il contrario se avesse vinto il Lanciano e perso il Pescara. Vediamo questo altro messaggio di un altro tifoso del Pescara. Presidente, con la Pro ripeti l'ingresso a 1 euro, ora ci vuole lo stadio gremito. Beh, non abbiamo notizie ufficiali in proposito, vediamo se possiamo prima del termine della trasmissione sapere qualcosa in merito. Mi auguro che la settimana prossima sia buona per il cambio societario al Chieti, e la società nuova faccia immediatamente domanda di ripescaggio. Chieti non si può permettere un altro anno di Serie D. Proseguiamo, vediamo ancora un altro sms, ne sono tantissimi come potete vedere, vi ringraziamo. Ora più che mai Teramo ci crede, grazie Campitelli e compagni, grazie Vivarini, grazie Di Giuseppe, grazie ragazzi, ora testa bassa e sotto col Savona, scrive questo tifoso del Teramo. Baroni signore, accoglienza immeritata, questo è un sms che avevamo già letto in precedenza. La settimana prossima ci saranno, spero, novità societarie per la Chieti Calcio. Mi auguro che TV 6 ci sia e si dia la giusta importanza a questa società. Potreste invitare Bellia per chiarire le modalità del cambio. Beh, noi dobbiamo dire che abbiamo invitato qualche volta i dirigenti del Chieti, ma per motivi vari, Andrea, non sono venuti nei nostri studi. Continuiamo a sperare che prima della fine del campionato, e perché no anche dopo, si possa avere qualche esponente. Il presidente Bellia non andrà mai da nessuna parte, però forse il vicepresidente cosa farà, Costa. Prima si fa l'operazione e poi magari si parla, non si parlerà mai prima, ammesso che si faccia, perché ricordatevi che a Giulianova si parla di cambio di proprietà da 3-4 mesi, ma al momento ancora nulla. Il Teramo sicuramente si dovrà giocare il campionato all'ultima giornata, scrive questo tifoso che probabilmente non è un tifoso del Teramo, Gianluca. Sì, sì. Beh, oggi l'ha detto anche Campitelli però, Ma il presidente è scaramantico. Lo so. Allora sarà scaramantico pure questo. A proposito di Campitelli, andiamo dunque ad ascoltare le interviste del 91esimo di Teramo Pontedera, interviste realizzate dal nostro Alfredo Giovannozzi proprio con il patron biancorosso Campitelli e con il direttore sportivo della società biancorossa. Vi diamo dunque le interviste. Com'è andata, presidente? Com'è andata? È andata male. Nel senso? Che non si è fatta la festa. È una sofferenza, quindi dobbiamo aspettare ancora due partite, dopodiché al risultato acquisito potremmo strillare. Perché due partite? Basta vincere a Savona e il Teramo è promosso, oppure pareggiare a Savona, l'Ascoli pareggia e il Teramo è promosso.
ma io non credo alle favole. Io credo che una volta che noi abbiamo acquisito il risultato sul campo, a quel punto noi potremmo dire che abbiamo vinto il campionato, perché a un certo punto purtroppo l'avete visto anche oggi, qui si lotta fino all'ultimo secondo, è giusto così, perché è così che si gioca a calcio, a noi non ci si regala niente, nessuno. Però è andata bene così, siamo tutti molto sofferenti. Devo andare a ringraziare i ragazzi per l'impegno, perché come pesa per noi dirigenti, per tutti i tifosi, pesa anche per loro, quindi non sono troppo liberi mentalmente. A un certo punto sembrava una partita stregata questa, con la palla che non voleva entrare. Ma sembrava stregata perché tutti noi volevamo vincere, dovevamo vincere per forza se volevamo continuare a pensare in grande. Oggi i punti sono macigni, è andata benissimo, sono molto contento. Noi ieri abbiamo fatto una riunione anche tra di noi, dovevamo vincere, lo abbiamo fatto e sono molto, molto soddisfatto. Devo ringraziare veramente tutta questa gente che è venuta qui, si è sacrificata, ci ha applaudito dal primo minuto all'ultimo secondo, e questa vittoria la dedico completamente a tutto il pubblico che è venuto qui allo stadio a tifare Teramo, veramente gliela dedico con tutto il mio cuore. Si aspetta un altro esodo a Savona adesso? Ma oramai diciamo noi siamo questi. Siamo questi, in casa saremo sempre questi numeri e fuori casa saremo i 1000, perché più di 1000 non te ne danno, quindi i 1000. Quanto è contento oggi, da una scala di valori da 0 a 10? Ma non sono contento solo oggi, ero contento anche 10 partite fa, 8 partite fa. Oggi sono un attimino più soddisfatto perché abbiamo vinto un'altra partita. Di Giuseppe è tutto rimandato di una settimana praticamente, ma questo era forse facilmente immaginabile, adesso possiamo dirlo. No, le partite vanno giocate, vanno vinte, partita difficile per noi, partita sicuramente difficile per l'Ascoli, bravi loro, ma noi dobbiamo pensare a noi, quindi abbiamo vinto, siamo contenti, adesso mentalmente e fisicamente dobbiamo essere pronti per domenica, per sabato, perché chiaramente sarà la partita che a noi può regalare il sogno. Squadra un po' tesa e contratta in avvio, poi nel secondo tempo è venuto un po' il braccino corto, nel senso che forse il Teramo ha avuto paura di vincerla questa partita e ha concesso un po' troppo al Pontedera. No, però va bene, accetto quel che dici tu, è normale che un po' di tensione è giusto che ci sia. Io se non sbaglio ho contato 10 palle gol, poi può darsi pure che mi sbaglio io. Pontedera, se si esclude un paio di palle messe in mezzo, non prendere non ha fatto niente, però se tu dici che... C'è stato un salvataggio sulla linea di Speranza, tanto per ricordare qualcosa. Quindi meritava il Pontedera? No, però vi è venuto un po' di paura, dai. Detta da chi? Da me. Io non sono d'accordo, ma... Le domande le faccio io, quindi detta da me. Io do le risposte, io conto 10-11 palle gol, non penso che 10-11 palle gol il Teramo abbia costruito, quindi se finiva 11-1 non avevamo avuto il braccino corto. Senta, si dice che la prossima settimana il Teramo va a Savona e la partita è difficile, però l'Ascoli non è che abbia un impegno sulla carta facile, no? Non è una passeggiata, visto che ha un derby con l'Ancona. Io ho detto la scorsa settimana che il Teramo andrà in Serie B, quindi continuo a dire questo al di là di tutto quello che pensano gli altri. Allora, noi cerchiamo di vincere a Savona, poi dopodiché verrà l'Ascoli qui e noi vinceremo a prescindere il campionato. Quindi lo ribadisco adesso ufficialmente, è giusto che il Teramo vinca il campionato perché se l'è meritato. È normale che dobbiamo assolutamente chiuderla domenica perché... quella partita è chiaro che sarà una partita particolare, ma questo è indubbio, però ad oggi l'Ascoli può solo fare 6 punti e deve vincere a Teramo, perché comunque il Teramo arriverà davanti all'Ascoli, comunque andrà domenica, e questo è già un grande vantaggio. Io direi a tutti che se all'inizio dell'anno avessimo pronosticato un finale così l'avremmo firmato tutti, quindi noi andremo a Savona non pensando assolutamente che l'Ascoli non riesca a vincere contro l'Ancona, perché vincerà l'Ascoli, però noi vinceremo a Savona perché dobbiamo vincere per chiudere la domenica. E quindi il Teramo va in Serie B? Devo ripeterlo? Sì. Il Teramo andrà in Serie B. Come with me. Come with me.
Gianluca, si sono rovesciate le parti nel Teramo, il presidente Campitelli è più posato, è più... non è tanto ottimista quanto è ottimista invece Marcello Di Giuseppe, che ha detto andiamo sicuramente in Serie B, lo aveva detto qualche giorno fa, abbiamo ascoltato nell'intervista. Presidente Campitelli forse per scaramanzia va più... Sì, è più prudente, anche se poi credo che... nel profondo sia convinto anche lui, deve essere convinto anche lui che dobbiamo andare in Serie B, perché a questo punto pensare di dire a due giornate forse sì, forse no, abbiamo fatto un bel campionato comunque, io credo che non abbia senso. Anche in maniera immeritata, io credo che dobbiamo essere convinti di andare in Serie D, in maniera immeritata nel senso che se nasce poi da un episodio di campo, mi riferivo, dobbiamo essere convinti, perché a questo punto per quello che è stato fatto non credo che si debba dire che siamo una sorpresa, evidentemente ci sono dei valori importanti e noi come società, Marcello Di Giuseppe come direttore sportivo, credo dobbiamo essere convinti e dobbiamo dare dimostrazione, dobbiamo essere quasi da esempio sul fatto che siamo convinti. Poi fermo restando il valore dell'Ascoli, in questo caso, ma di altre società che sicuramente degli organici importanti, quindi squadre bravi, cioè una società... una squadra che non ha mollato mai, avrà vinto 8-9 partite a tempo scaduto, quindi questo è un segnale positivo, quindi al di là di altri discorsi societari. Quindi un bravo all'Ascoli che fino ad oggi quindi, ci ha dato filo da torce, ma noi dobbiamo essere convinti che alla fine la squadra che vince sarà il Teramo. Puro lavoro mentale di Marcello, di Giuseppe, perché quando il Teramo vinceva e allungava, era il primo che diceva occhio ragazzi, occhio ragazzi. Ora che ha visto la battuta d'arresto col Prato, l'Ascoli che vince due partite, quindi lui pensa che ora tanti tifosi, ma anche qualcuno in dirigenza, qualcuno in squadra, può avere paura di questo finale, lui rilancia e quindi il più prudente di tutti, Marcello Di Giuseppe, ora dice campionato lo vinciamo noi. È pura strategia mentale, perché lui vuole sempre focalizzare l'attenzione sul fatto che il Teramo ha 4 punti di vantaggio e quindi il Teramo che comanda, che detta le regole, e non bisogna avere paura di dettarle le regole. Lo so che non esatto. È facile tanto quanto dirlo, ma è il Teramo che comanda, non comanda nessun altro. Quindi in questo momento se il campionato lo vince l'Ascoli, vuol dire che lo perde il Teramo, non che lo vince l'Ascoli. Esatto. Siamo convinti di questo, e questo non è un segnale di presunzione, cioè dopo sarebbe presunzione a 36 giornate qualcosa, quindi dirlo oggi, essere prudenti per una questione scaramantica ci sta, però dirlo oggi che va bene se faccio secondo, ho fatto un bel campionato, ma manco se... non esiste, dobbiamo essere convinti che lo vinciamo noi. A proposito di Ascoli, Andrea, abbiamo parlato dei marchigiani, andiamo a vedere dunque le immagini su questa vittoria della formazione di Petrone per 2-1 in casa del Sant'Arcangelo. Ecco qui le immagini, sì, tra l'altro sono tornati i tifosi dell'Ascoli in trasferta. Un migliaio scarso, mancava Cinaglia, hanno giocato Mengoni e Pelagatti in mezzo, Nardini terzino destro, Avogadri al posto dello squalificato dell'Orco, in avanti Altinier più Grassi, più Tripoli e dalla panchina Perez, Mustacchio e Berrettoni. Mancava Falconieri, l'ex nel Sant'Arcangelo, al suo posto ha giocato Graziani, e questo è il gol del vantaggio, gol di Altinier al 21esimo su assist in verticale di Grassi. Poi non so se riusciremo a fare qualche fermo immagine anche sulla posizione di partenza del Duca Altinier nel momento in cui parte il lancio di Grassi, però ecco questa è l'esultanza del pubblico bianconero. Tra poco vedremo comunque il rallenti dell'azione, suppongo, no, manca il rallenti dell'azione. Altre azioni, un tiro di Grassi al 27esimo e qui siamo al rigore. La palla di Tripoli per Grassi, contatto con Olivi, calcio di rigore e espulsione per l'ex di turno, anche ex pescarese. Qui vediamo un contatto abbastanza leggero, mi pare di poter dire, però una volta che dai rigore lì il rosso ci può anche stare. Altinier trasforma senza problemi, siamo al 34esimo, fino ad ora il Sant'Arcangelo però non aveva fatto nulla e l'Ascoli comunque aveva menato le danze realizzando questo 1-2, quindi 2-0 in vantaggio e 11-10. Rivediamo la trasformazione di Altinier. Nella ripresa l'Ascoli sarà in controllo comunque fino alla
fino agli ultimi 15-20 minuti. Qui c'è un'altra parata di Nardi, uno dei pochi spunti del Sant'Arcangelo, ma insomma questo tiro di Bisoli difficilmente si può catalogare come occasione da gol. Ancora un pallone in avanti per Graziani con una parata facile di Lanni. Qui si va al secondo tempo, ecco qui un'azione di Avogadri e il sinistro alto di poco di Grassi, contropiede del Sant'Arcangelo con una serie di rimpalli, ecco questa è un'importante palla gol con Guidone sull'uscita a valanga di Lanni. Ancora un cross di Rossi dalla sinistra, questo è un momento in cui il Sant'Arcangelo prova a spingere ma Lascoli comunque risponde di rimessa, gran parata di Nardi sul colpo di testa di Altinier che si conferma tra i migliori attaccanti della categoria. Altre azioni dell'Ascoli, qui manca l'aggancio di testa sempre Altinier, tiro di Grassi a fil di incrocio dei pali, poi inizia il momento della paura per l'Ascoli. Questa è un'altra opportunità salvata nei pressi della riga di porta da Obeng e qui siamo al gol, no, ancora no, però l'azione parte sempre dalla sinistra, eccolo il gol del Sant'Arcangelo in mischia, risolve Guidone all'82esimo e poi nel finale può succedere di tutto perché dopo questo gol, vedete Mengoni si guarda con Lanni perché non c'è stata intesa in questa occasione, vedete un patatrac, cadono in tre, Lanni non la blocca e arriva il gol di Guidone. Guardate cosa succede qui, che parata fa Lanni da terra, non so poi tra l'altro se sia anche un palo più che una parata di Lanni. Questo è un colpo di testa di Obeng all'88esimo e poi questa è un'altra grande opportunità per Radoi, guardate qui la girata da ottima posizione centrale e Addaia respinge davanti all'Anni, questa è l'occasione di Tripoli appena prima del fischio finale. Finisce qui dunque 1-2, Lascoli penso nel complesso abbia assolutamente meritato la vittoria, però avete visto la testa quanto conta, in vantaggio di due gol, 11 contro 10, Lascoli ha rischiato di prendere il pareggio che sarebbe stato troppo per il Sant'Arcangelo, ma poteva accadere. Gianluca, hai visto le immagini di questa partita di Sant'Arcangelo di Romagna? Che Ascoli hai visto almeno da queste immagini? Beh sì, è sembrato un Ascoli concreto, ma sicuramente la superiorità numerica avrà avuto peso perché negli ultimi 20 minuti, poi dopo il Sant'Arcangelo ha reagito, è chiaro che la superiorità in quel caso ha un senso, nel senso che in 11 magari qualcosa in più avrebbero potuto fare, sarebbe stato un piacere perché l'Ascoli ha sempre caratterizzato questo campionato vincendo le partite, mi sarebbe piaciuto che in questo caso l'avesse subito un gol al 90esimo, qualche azione il Sant'Arcangelo l'ha avuto ma era chiaro che una partita dove l'Ascoli doveva vincere per forza per rimanere agganciato al primo posto, diciamo, la forza emotiva insomma ha dato esito positivo in questo senso. Quindi. Allora, restiamo alla Lega Pro dopo Aspetta, questa... Sì. Non so se dalla regia riusciamo a esaminare qualche episodio della partita, sì, dell'Ascoli. Qui siamo sul primo gol, vediamo se riusciamo a vedere il momento del passaggio di Grassi. Qui c'è il controllo di Grassi, palla, ecco, in questo momento, torniamo un pochettino indietro, proprio al momento, se riusciamo a fermarci nel momento in cui Grassi tocca il pallone... Ecco qui, in questo momento la posizione è regolare, quella di Altinier, c'è l'incrocio con il difensore centrale del Sant'Arcangelo Cola, perfetto tempismo e quindi poi il gol di Altinier, ecco possiamo andare avanti fino al gol del centravanti dell'Ascoli che controlla, evita il ritorno di Cola e segna il gol del vantaggio. Poi andiamo a vedere l'episodio del rigore che è quello che più ha fatto discutere, oggi anche a Teramo ho sentito qualche dichiarazione che evidentemente puntualizzava su questo episodio. Intanto vediamo anche qui la posizione di partenza di Grassi al momento del tocco di Tripoli per valutare. Allora, intanto, visto che siamo a questo punto, no, torniamo allora indietro. Al momento del passaggio di Tripoli, andiamo avanti, avanti ancora. Avanti. Ecco, al momento del passaggio del numero 11 di Tripoli. Andiamo avanti, avanti, avanti. Qui, anche qui ci dovrebbe essere una situazione di incrocio. Ecco qui, infatti, sì. Posizione di incrocio, posizione regolare. E poi andiamo un pochettino più avanti sul contatto. Io non so, non mi sembra sia un contatto con i piedi.
Andiamo quasi ancora avanti, andiamo, scusami Paolo, andiamo avanti sul replay stretto, perché lì forse capiremo qualcosa in più. Vedete Olivi sorpreso di questo rosso, ecco qui, rallentiamo. Qui c'è un tocco, un abbraccio quasi, forse. Ma sembra molto veniale il tocco con la... Io non so se c'è un contatto con i piedi. Non riesco, però le gambe del giocatore dell'Ascoli, non riesco a capirlo molto, francamente. Le gambe del giocatore dell'Ascoli sono, diciamo, in mezzo a quelle di Olivi. È un rigore anche qui al limite, come sì, abbiamo detto per quegli episodi di Lanciano Pescara. Però come avevo detto oggi... il rosso ci potrebbe anche stare, però mi è sembrato anche un po' troppo eccessivo. Beh sì, ma anche perché questa regola di questi ammonizioni, anche perché la palla non andava verso lo specchio della porta, lì Grassi doveva prendere palla, cercare di tirare pressato dal difensore. Non so, forse mancavano tutti i presupposti del fallo da ultimo. Non è un rigore solare, stiamo forse anche andando un po' troppo con il pelo nell'uovo in questo caso. Abbiamo visto comunque questo rigore, sicuramente qualche dubbio c'è, dicevo, restiamo... Gianluca che dice? Non si pronuncia. Savona Teramo. Spero di commentare qualche rigore a favore del Teramo a Savona, quindi l'Ascoli non mi interessa. Dicevo dunque, dopo questa pagina più che ampia sul Teramo, noi restiamo alla Lega Pro, parliamo però dell'Aquila che oggi ha avuto di fronte la sua bestia nera, il Pro Piacenza, che aveva vinto nella gara di andata al Fattori e che ha vinto anche oggi proprio contro la formazione. Bestia nera della bestia nera. Matteassi, all'andata 1-0, gol all'andata e gol oggi per il Pro Piacenza. È una vittoria fondamentale in chiave salvezza, perché permette comunque ai biancorossi di continuare a sperare. Per l'Aquila i sogni e i playoff erano già svaniti. Sicuramente ci si aspettava qualcosa in più dalla formazione di Zavettieri, che avrebbe voluto onorare al meglio il finale di campionato. Vediamo dunque il servizio su Pro Piacenza l'Aquila, curato dal nostro Gianmarco Menga. Troppo brutta per essere vera. A Piacenza l'Aquila perde la terza partita consecutiva, aumentando delusione e rabbia nell'animo dei tifosi. Rosso-blu senza mordente e con le gambe imballate. Una prova al limite del decoro che rischia di rovinare quanto fatto di buono nel corso del campionato, nonostante il fallimento playoff. Quel che più lascia interdetti è l'atteggiamento in campo, perché in fondo il risultato ai fini della classifica serviva più ai padroni di casa che agli aquilani, ormai con nulla o poco da dover chiedere alla stagione. Zavettieri lascia ancora a casa Maccarrone e Djuric. Nel 4-2-3-1 di base, in difesa, a fianco di Capitan Pomante, gioca Carini in luogo dello squalificato Zaffagnini. A destra torna Scrugli, mentre in mediana agiscono De Francesco e Del Pinto. Senza Triarico infortunato, nel tridente avanzato, spazio a Pacilli, Corapi e San Domenico. Sorpresa nel ruolo di terminale offensivo con Perna titolare, Virdis e Pozzebonni in panchina. La cronaca. Prima chance al 16° di marca locale. Cross di Matteassi dalla destra, svirgola il pallone in spaccata, Scrugli, Alessandro di collo, di poco a lato. Attacca ancora la propria Piacenza, che alla minuto 27 confeziona un'altra occasione. Schiavini ci prova dai 20 metri, ma Zandrini gli dice di no in tuffo. L'Aquila si vede dopo la mezz'ora. Bella giocata a destra di Sassà San Domenico, sterzata, cross nel mezzo, Corapi gira di testa, senza fortuna. La ripresa inizia con una nuova chance per i rosso-blu di Zavettieri. Corner dalla sinistra, incornata di Pomante, alta sopra la traversa. L'occasione più ghiotta, 3 minuti più tardi. San Domenico pennella dalla destra, Perna, stacco a botta sicura, palla che fa la barba al palo. L'Aquila inizia a sbandare e concede prateria alle ripartenze dei padroni di casa. Come al 54°, quando Alessandro in progressione va via a Pomante, Zandrini però è strepitoso a chiudergli la porta in faccia. Al minuto 62 il portiere aquilano si supera invece sulla splendida volée di Barbi. 3 giri di lancette più tardi, azione in fotocopia per la propria Piacenza. Ancora Alessandro in volata verso la porta, ancora Zandrini super a salvare il punteggio. Al terzo tentativo però i padroni di casa passano in vantaggio. Alessandro imbucata per Matteassi, stavolta Zandrini perde poteri magici, la palla resta tra i piedi della mezzala che in spaccata gonfia la rete e porta in vantaggio i suoi. Reazione? Neanche a parlarne. Anzi, qualche minuto dopo ancora Alessandro ci prova, stavolta dalla distanza, ma Zandrini è attento. Finisce 1-0, 3 punti di platino per la propria Piacenza in ottica salvezza. Per l'Aquila una sconfitta che rende ancora più amaro il finale di stagione. C'è poco da aggiungere dopo
l'ottimo servizio realizzato da Gianmarco Menga, che ha detto praticamente tutto sull'Aquila. Noi andiamo a leggere altri messaggi perché ce ne sono davvero tanti. Ascoltiamo dunque i nostri telespettatori attraverso gli sms da casa. Donnarumma è in calo, è ora di far giocare Bucchi, oggi ha sbagliato molti gol, è ora criticare Donnarumma, Gianluca, mi sembra un po' ingeneroso. Tutto si può dire. Sono contentissimo che sia in calo Donnarumma, perché sono certo che farà altri gol, quindi due partite ci mancano e saranno decisivi. Quindi. 20 gol non si può, non può passare, non neanche si può fiatare per l'anticamera del cervello che Donnarumma vada in panchina, non scherziamo, c'è un limite a tutto. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Le opinioni sono rispettabili, ma per Costantini volevo chiederti solo chi vince i playoff avrebbe diritto a fare domanda di ripescaggio, siccome so che Savona, Paganese e Monza avranno grosse difficoltà a riscriversi, il Chieti per storia blasone potrebbe presentare domanda di ripescaggio? Ma i playoff solitamente definiscono un ordine per il ripescaggio, poi chiunque può presentare domanda. È chiaro che se dal punto di vista sportivo non si è andato molto avanti nei playoff, hai una forte penalizzazione rispetto a chi dovesse vincere. Andiamo avanti con il prossimo sms. Poi, se mi permetti, a Chieti la priorità è avere una società che possa garantire il calcio, tanto più se poi il calcio professionistico. Quindi prima di presentare domanda di ripescaggio serve una proprietà che sostituisca Bellia, che vuole cedere, e che garantisca calcio di un certo livello. Allora, leggiamo: perché non invitate mai i giocatori agli allenatori del Giulianova in trasmissione? Beh, non è vero, perché qualche settimana fa è stato ospite un tesserato del Giulianova, soprattutto questa sera lo possiamo dire, avevamo invitato anche Francesco Giorgini a questa trasmissione, ma Giorgini per motivi di famiglia è dovuto partire, dunque non è potuto intervenire nella nostra trasmissione, però questa sera ci doveva essere anche Francesco Giorgini, che sarebbe stato anche il doppio ex di Pescara Lanciano. Poi la situazione societaria del Giulianova è quella che è, dunque la società non è molto propensa a mandare tesserati in trasmissione. Non però, è neanche propensa a venire lei in trasmissione. Però Giorgini doveva essere ospite questa sera, probabilmente lo sarà in una delle prossime puntate, dunque sicuramente non trascuriamo, ci mancherebbe, il Giulianova. Allora andiamo avanti con il prossimo messaggio. D'Aversa che accusa di malafede la terna arbitrale, da quale pulpito? Ma non ha parlato, lo ripetiamo, di malafede, ha parlato di poca coerenza, che è modo, che è altra cosa. Andiamo ancora avanti velocemente con gli altri messaggi perché dobbiamo passare ancora alla Serie D. Ritornate a fare il derby col Casoli. Sa a chi si riferisce, non lo sappiamo, non lo sapremo mai. Ancora un altro SMS da mandare in sovrimpressione. Bravi tutti, Teramo è felice, giocatori meravigliosi, Scipioni mi fa Murì, vola come il vento, tifosi Aquila. Proseguiamo con il prossimo messaggio. Provate a sognare di fare 4 gol al Milan. Chi lo sa a chi si riferisce questo? Beh, di questi tempi, telespettatore. Beh, fare 4 gol al Milan di questi tempi non è un'impresa titanica. Andiamo avanti con il prossimo, se abbiamo il prossimo messaggio. Signori, il prossimo anno sempre Virtus Lanciano Pescara. Questo probabilmente è un tifoso del Lanciano. Andiamo ancora avanti. Forza Lanciano, questo è un altro tifoso rossonero. Ieri ce n'erano tanti al Guido Biondi, record di incasso e di presenze. Sold quasi out per il settore, per i settori rossoneri. Dalla Sardegna mi hanno scritto Forza Teramo, chissà al Sant'Elia, magari. Beh, Cagliari oggi è vero che ha vinto, credo abbia vinto a Firenze 2-1, risultato finale dell'Artemio Franchi. Se il Teramo riuscirà, incrociando le dita, a coronare questo sogno e il Cagliari non riuscirà a salvarsi, il Teramo giocherà il prossimo anno anche a Sant'Elia. Vediamo se c'è un altro messaggio.
No, ci dicono dalla regia, dunque possiamo vedere, allora aprire il capitolo della Serie D, ma potremo tornare sicuramente poi a parlare ancora di Teramo se ci sarà qualche altro messaggio o qualche altro servizio da proporre. Dicevamo oggi il derby importante del Rubens Fadini fra Giulianova e Chieti, 1-1 il risultato finale, un pareggio che fa sicuramente comodo al Giulianova che comunque era già salvo alla vigilia di questa gara e che complica un po' i discorsi playoff del Chieti, perché la Civitanova si è portata con la vittoria di oggi ad un punto dai neroverdi. Vediamo dunque cosa è accaduto nella sfida del Rubens Fadini. Un pareggio che alla fine soddisfa il Giulianova già salvo, ma non il Chieti, che vede la Civitanovese farsi sotto a meno uno. Quella del Rubens Fadini non è stata certo una gara di fine stagione, con tensione in campo e sugli spalti in 90 minuti che hanno visto due squadre proiettate in attacco alla ricerca della vittoria. L'1-1 permette ai giallorossi di iniziare a guardare alla prossima stagione e ai neroverdi invece di mantenere la quinta piazza, con i marchigiani rosso-blu però più vicini. Quella del Fadini è stata anche la sfida di tanti ex, con Ronci del grosso maschio e Broso, ieri giallorossi e oggi in neroverde. Pronti via il Chieti, privo del bomber Vittorio Esposito infortunato, al quinto è già in gol. Perfetto corridoio di Orlando per Prinari, che davanti a Sollo non può sbagliare, mettendo la sfera alle spalle dell'incolpevole portiere giallorosso. Gara subito in discesa per i neroverdi, che vogliono fortificare la posizione playoff e tenere a distanza le più immediate inseguitrici. La squadra di Francesco Giorgini, ormai salva, cerca di reagire, ma i ragazzi di Donato Ronci, il grande ex con Del Grosso e compagni, chiudono bene gli spazi. Al 17esimo Mariani in area teatina ha una buona opportunità, ma spreca malamente mettendo alto. Al 19esimo il pari sembra cosa fatta, ma prima Gaetani, poi Nassi di tacco e poi Esposito non riescono ad infilare D'Amico, che si salva con l'ausilio della difesa. La risposta degli ospiti è però velenosa e affidata al 21esimo al piede vellutato di Maschio, che chiama Sollo alla respinta con i pugni. La gara è divertente e piena di capovolgimenti di fronte. I padroni di casa spingono, lasciando però ampi varchi alla formazione neroverde, che non riesce ad approfittarne. Al 35esimo Broso, dopo una bella azione personale, conclude però in maniera debole e centrale. Al 37esimo l'arbitro sospende la gara per lancio di oggetti in campo da parte dei sostenitori giuliesi verso il portiere del Chieti D'Amico. Il clima si scalda, ma dopo un po' si ricomincia. Al 42esimo su angolo di Del Grosso ancora Broso colpisce bene di testa, mancando di poco il bersaglio. Il finale di tempo vede al 45esimo il tiro al volo di Nassi fuori misura, prima del lungo recupero che regala al 47esimo il quasi liscio di Censori a due passi da D'Amico su bel cross di Nassi. Nella ripresa si ricomincia senza il tecnico neroverde Ronci in panchina, dopo le proteste nei confronti dell'arbitro al ritorno negli spogliatoi. Il tecnico ospite si sistema così nel settore dei tifosi neroverdi. Al quinto c'è un pasticcio in area del Chieti, con D'Amico e compagni che rischiano e con Nassi che colpisce di testa, trovando il salvataggio sulla linea di Sbardella. Il secondo salvataggio è di Giron, che alla disperata respinge sulla conclusione di Raparo. Il Giulianova assedia l'area ospite. Al nono tocca al portiere D'Amico respingere alla disperata fuori area su Nassi, lanciato a rete. Il Chieti barcolla e capitola al decimo, quando Censori mette sulla testa di Mariani il pallone del pareggio. Accusato il colpo, l'11 ospite si rivede al 17esimo con un colpo di testa di Orlando parato da Sollo. Dall'altra parte al 25esimo è ancora Censori con un bolide dalla distanza a sfiorare di poco la traversa. Al 35esimo c'è la seconda sospensione della gara, con l'arbitro che chiede ai tifosi giuliesi di rientrare al di là della recinzione. Poi solo noia con il triplice fischio finale ed il pareggio che fa felice soprattutto la formazione di casa. Ronci, lei non è rientrato nel secondo tempo in panchina, perché? Iniziamo da questo episodio che molti non hanno ben capito. Perché a fine primo tempo, dentro lo spogliatoio, c'è stato qualcuno che, diciamo, ha cominciato ad alzare la voce, praticamente ci siamo messi in mezzo per dividere. Io con un amico ho avuto una discussione, ma è un amico davvero che poi ha parlato con l'arbitro. L'arbitro ha ritenuto opportuno mandarci fuori tutti e due, e va bene così, mi dispiace perché non doveva accadere. C'era un po' di nervosismo a fine primo tempo, però alla fine è rientrato tutto a posto, tranquillo e niente di grave. Questo pareggio come lo giudica lei con la vittoria della Civitanovese, che si è rifatta sotto?
Noi, io ho sempre detto che noi pensiamo a noi, pensiamo al campionato nostro, non pensiamo alle altre squadre, siamo sempre davanti noi e quindi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Io poi non capisco, se noi stiamo dando tutto, stiamo dando il massimo, se qualcuno è più bravo arriva davanti a noi, stringeremo la mano a loro, non c'è nessun problema. Noi dobbiamo fare il nostro, non mollare mai fino all'ultimo secondo e l'ultima giornata. Se qualcuno sarà stato bravo più di noi, è giusto che il playoff li faccia qualcun altro. Giorgini, una buona prova del Giulianova, partita iniziata in salita, poi nel secondo tempo però si è visto un'altra squadra, due salvataggi sulla linea del Chieti, il gol di Mariani, qualche altra occasione, un pareggio che la soddisfa questo? Sì, nel senso, noi siamo partiti prima di quarto d'ora un po' addormentati, abbiamo preso il gol, dopo piano piano la squadra ha reagito, dopo abbiamo creato parecchie palle gol, quindi alla fine un risultato di parità è un risultato giusto. Salvezza in cassaforte, si pensa alla prossima stagione, Giorgini pensa alla prossima stagione oppure a riposarsi, alle vacanze? No, ma non è il fatto, a parte il fatto mio, relativo. Io mi auguro, sento di Giulianova, che possa venire fuori una buona società, altrimenti la salvezza non serve a niente. Speriamo che si farà la società. Dopo, se sono io l'allenatore o no, questo è poco... conta poco, io sono sempre tifoso di Giulianova, questo non è importante, che venga fuori una società, perché altrimenti è la fine. Queste le impressioni dei due tecnici al 91esimo, pareggio dunque nel derby del Fatini fra Giulianova e Chieti, è andata male invece al San Nicolò, che è stato battuto per 1-0 sul campo dei molisani del Termoli. Il gol per la formazione di casa è stato segnato dall'ex Cremona. Andiamo a vedere cosa è accaduto al Gino Carnarsa di Termoli. In canale all'ottavo risultato utile consecutivo il Termoli, che raggiunge la quinta vittoria nella gestione. Pino Di Meo lo fa battendo e sudando le proverbiali sette camicie il San Nicolò, che arriva al Gino Carnarsa per giocarsi le ultime residue speranze per agganciare il treno dei playoff. Ne uscirà una gara bulica, giocata soprattutto nel primo tempo sia da una parte che dall'altra. Nella ripresa il Termoli fa muro dopo essere rimasta in 10, pronti via. Il Termoli studia benissimo l'avversario e dopo 4 minuti si vede subito l'intenzione dei giallorossi, che è quella di vincere la partita. E l'ottimo il recupero per la palla verso Ragazzo, che prova la conclusione al quinto dalla media distanza, palla abbondantemente alta sulla traversa. Risponde subito la formazione abruzzese con questo tentativo in corsa da parte di Petronio, la palla schizzata da Micolucci, scheggia la traversa e torna incredibilmente sul rettangolo di gioco, ma il Termoli è lì, è concentratissima la squadra di Di Meo. Sul lungo rinvio di Marco Lato tocca il pallone all'indietro Mbodi per la conclusione in corsa di Luca Cremona, l'ex di turno scarica in rete con tanta rabbia tutta quella che è in corpo il gran sinistro vincente, il giocatore di Seregno, in corsa. È un gol fantastico, bellissimo nella fase di realizzazione, il gol che poi regala praticamente i 3 punti alla Termoli, che dovrà ovviamente stringere i denti fino alla fine. Eccolo qua il grandissimo gol di Luca Cremona, croce delizia di un Termoli che vuole ovviamente la salvezza nella regular season. Termoli che fa gioco, fa tantissimo gioco al 12esimo campo reale, riesce a filtrare fra le fitte maglie della retroguardia del San Nicolò. La posizione sua però viene segnalata irregolare e viene annullato il 2-0. 25esimo, Marco Nato si deve salvare alla meno peggio sulla conclusione di Iaboni con il volo plastico dell'estremo difensore di Montebelluna, che va a deviare la sfera in calcio d'angolo. Cresce il San Nicolò, che cerca di sfruttare soprattutto gli spazi, il cross in mezzo per la conclusione con il sinistro di Chiacchiaretta, che non inquadra lo specchio della porta, con la sfera che si spegne sul fondo, però tra l'altro ben controllata da Marco Nato. Termoli finale tutto per i giallorossi, con la costruzione di Felici sul lato di destro, il tunnel verso il suo diretto controllore, arriva subito Scalbi per il cross, prova la girata Santoro, che doveva solo schiacciare in rete e lì poteva chiudere sicuramente la partita. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, è un Termoli che vuole subito cercare di chiudere il risultato per poi gestire la partita. Non un minuto da questo lungo lancio in profondità, Cremona scatta sul filo del fuorigioco, entra in contatto con un giocatore del San Nicolò che è Mozzoni, arrivano a contatto i due, Cremona si ferma inspiegabilmente, il direttore di gara lo va ad ammonire e quindi doppio giallo per simulazione. È incredibile il giudizio del direttore di gara, Citarella della sezione di Matera va a estrarre il rosso per Cremona, incredulo il giocatore in campo, ma in piedi tutti i tifosi del Termoli a contestare. Termoli che deve stringere i denti, rinchiudersi nella propria metà campo e cercare le sortite in contropiede. Qui ci
ci prova felice. Minuto numero 16, facile la parata del giovanissimo Lupinetti. Non succederà più da qui alla fine, nulla più con il Termoli che aspetta i risultati e poi festeggia per l'incredibile vittoria, l'ottavo risultato utile consecutivo. Testa giù, eccolo qua, l'abbraccio con i tifosi per questa escalation che continua per la formazione giallorossa, che riesce a battere al Gino Cannarsa il San Nicolò per 1-0 e continua lo score positivo in gradatoria. Sconfitta per il San Nicolò a Termoli, ma la formazione di Massimo Epifani è ancora in corsa per un posto playoff, nonostante il KO in casa del Termoli, che aveva invece bisogno di punti per la salvezza. Noi siamo in chiusura, ma chiudiamo in bellezza, perché oggi e torniamo al Teramo, ve l'avevo detto, Teramo che ha battuto il Pontedera. Andiamo a vedere queste immagini con l'esultanza molto calda di un tifoso DOC teramano. Beh, io credo che queste immagini siano davvero belle, simpatiche. L'indovinello a voi, se avete riconosciuto di chi si tratta. Gianluca, allora, ti è piaciuta questa esultanza di questo grande e caldo tifoso biancorosso? Grande Francesco Di Francesco, sì. Bellissimo, cose, il calcio è bellissimo anche per questo. Eh beh, d'altronde la passione quella di oggi era proprio... È certo. E questo è anche il bello del calcio, perché sì, è chiaro sì. Che... Il trionfo del Teramo di oggi avvicina comunque quello che fino a qualche mese fa sembrava un sogno. Siamo davvero in chiusura, Andrea? 4 SMS. Sì, 4 SMS, fai bene a ricordarmelo perché me lo avevano detto dalla regia. Allora chiudiamo proprio con gli SMS e vi ringraziamo ancora perché siete stati in tanti a scriverci questa sera. Sono nato all'Aquila, mia moglie è nata a Spoltore, mio figlio è nato a Chieti e mia figlia è nata ad Atri. Spero che il Teramo salga in Serie B per un Abruzzo vincente. Forza Teramo, Giorgio, ora a Manopelle. Questo è un messaggio di Marco Verratti, quindi. E questo è un messaggio davvero bello, perché questo tifoso del calcio abruzzese augura le cose migliori al Teramo, ma un po' a tutte le nostre formazioni, perché Di Giuseppe è così aggressivo. Bravo Giovannozzi a non sbroccare. Abbiamo ascoltato l'intervista. Bravo Di Giuseppe a non sbroccare. Esatto. Di Giuseppe, che avevamo avuto tra l'altro ospite proprio in questa trasmissione negli studi di TV6 due settimane fa. Dicevo, Di Giuseppe più meno diplomatico del solito, sì. Rispetto al presidente Campitelli. Il Teramo deve vincere a Savona, altrimenti la vedo dura, scrive quest'altro telespettatore. Andiamo ancora avanti, credo ci siano ancora due messaggi. Bella partita da Giulianova, grande mister. E poi vediamo se c'è l'ultimo, il penultimo messaggio. No, non c'è, dunque siamo davvero in chiusura, abbiamo sforato diversi minuti, dunque chiediamo scusa alla regia. Io saluto e ringrazio Gianluca Scacchioli per essere venuto a trovarci nei nostri studi. Inizia per voi una settimana di gran lavoro, per te in particolare. Allora, davvero buon lavoro. Grazie. Due volte, grazie. Ad Andrea. Scusami, Costantini. Sì. Mi dice, non vado oltre, ma mi dice Gianluca che è già iniziata. Mi diceva prima della trasmissione che negli ultimi giorni ha mangiato anche poco, non c'è stato neanche il tempo di mangiare. No, più che altro è legata alla tensione, diciamo così, dai. No, comunque una buona settimana, spero. Però confermi che è già iniziata. Sicuramente sì. Un minuto dopo la fine la partita con il Pontedera è iniziato già. E poi da domani credo sapremo quanti biglietti saranno riservati ai tifosi del Teramo per la gara di Savona. È davvero tutto, grazie come sempre poi, per averci. Chi non potesse andare a Savona potete mettere su TV6. A proposito, vogliamo dire, Andrea, che ci saranno delle novità? Potete mettere su TV6. Quindi chi non andrà a Savona, e purtroppo saranno in tanti perché la limitatezza del comunale savonese è quella che è, dunque chi non potrà andare a Savona potrà seguire... I chilometri sono quelli che sono. Esatto, i chilometri sono quelli che sono, la distanza è quella che è, potrà seguire, chi non andrà a Savona potrà seguire dai nostri schermi proprio la gara tra i Liguri ed il Teramo. È davvero tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a domenica prossima sempre alle 19 con un nuovo numero dell'Abruzzo del Pallone. Grazie e buona serata a tutti.
Ah.